E ben ritrovati sulla nostra Master League, la 26esima giornata, quindi tolta questa, presumo che ne mancheranno 11, quindi non siamo messi male, non siamo messi tanto bene per l'Europa perché la classifica è molto corta, però ci dobbiamo credere, a sto punto del campionato ci dobbiamo credere e provare. Andiamo a giocare contro la mia squadra, per cui io tifo nella realtà, contro il Toro. Guardate che bella la maglia. E andiamo allo Stadio Olimpico, Grande Torino, Pagliuca Sesco con seconda punta El Shaarawy, trequartista arretrato, Marsura, ancoraggio e contropiede sulle due punte. Quindi questa è un'altra cosa che voglio provare e vediamo un po' come funziona, come andrà. Piove. Piove a Torino e niente, andiamo avanti e si parte. Lazetic, la palla per Novaretti, il lancio in mezzo di Novaretti, colpo di testa di Lazetic, Romero, ma attenzione a Gimenez, campo scivoloso, Spilicueta, l'allarga bene per Bracelli. Giocatore interessante che io consiglio a coloro che giocano anche a FC e chi fa le carriere su PES. Attenzione Artioli, c'è Soppi, l'ex Atalanta, mette in direzione di Miranchuk, il lancio in avanti, c'è Bracelli, è molto bravo di testa, Sosa, la palla sfoggiata a Spilicueta, si fa rivedere da Gimenez, ancora i due che dialogano bene, attenzione al Faraone sulla destra, riceve palla, aspetta l'ingresso in profondità che arriva di Gimenez, controlla, prova ad andare via, mette in mezzo, Novaretti chiude, Scholes, bel centrale difensivo, Kolarov, grande acquisto del Toro in questa Master, Miranchuk, attenzione l'ex Atalanta Romero, pallone allargato verso Soppi, Miranchuk, Lazetic, unica punta, allarga molto bene per Kolarov, gioca bene il Toro, Kolarov, attenzione, la va a mettere in mezzo, Bracelli, contrasta l'ingresso di Miranchuk in area di rigore, calcio d'angolo per il Toro, anzi no, rimessa dal fondo, e allora De La Cruz, la palla appoggiata ad Artioli, passaggio davvero pericoloso, Sosa che può puntare l'uomo, non c'è movimento, allora ci rifugiamo da Artioli, giovane interessantissimo, il tocco però sbagliato, è difficile controllare il pallone su questo terreno quando piove, Ricci, lancio ancora lungo di Ricci, c'è Bracelli che la mette giù, ma la recupera il Torino, anzi no, Artioli, grande recupero, la palla verso Marcos Alonso che allarga in direzione di Gimenez, la mette giù, cerca di far andare il Faraone che prova a scattare su di lui, arriva Widman, controllo del Faraone, la mette in mezzo per Pagliuca ma esce. Milinkovic-Savic, che forse per me non giocherebbe più a calcio, lo dico proprio francamente. Aspilicueta mette lì il pallone. Attenzione Romero, la palla per l'ex laziale Kolarov, attenzione alla palla in mezzo per Widman, 1-0, ma porca miseria, ma che cazzo combiniamo, gol di Widman, altro giocatore interessante, segnatevi questi nomi, e il Toro passa in vantaggio, Sesco adesso, Sosa, la palla appoggiata a Gimenez, non si è ancora tanto visto il Shaarawy. Pallone allungato per Marsura, eccolo qua il nostro Jolly. Allora c'è Sosa, chiude tutto il Toro. Marcos Alonso prova ad avanzare, delinea questo pallone per il nostro cecchino Sesco. Il tocco ancora di Marcos Alonso, la mette in mezzo. Esce Soffi, ma recupera malamente Artioli. Miranchuk, pallone a Lazetic. Entra in avanti Lazetic, fa fuori Bracelli stavolta, allora Soppi, Lazetic, il Toro è forte quest'anno in sta Master, attenzione, Soppi mette in mezzo, mamma mia Spilicueta, e poi Marcos Alonso, gran palla per El Shaarawy, la tocca per Pagliuca, mette in mezzo per Soffi, carica il tiro, Milinkovic-Savic, la cosa che sa fare meglio, stare dove c'è la linea di porta, pezzo di culo, non uscire a cazzo come nel derby. Colpa tua i gol. Linea laterale.
Marcos Alonso, c'è il faraone che manovra bene il pallone, vediamo cosa potrà fare. Due finte, l'appoggio per Artioli, lo scarico per Sosa, non c'è spazio, grande palla nel buco per Gimenez che controlla, la prova a mettere in mezzo, Pagliuca, gran gol di Pagliuca! E cappellona come al solito di quella specie di portiere di merda. Pagliù, lo dico proprio apertamente. E Pagliuca, un pallonetto di testa perfetto che si infila alle spalle di Milinkovic-Savic. Pareggio del Brescia, il gelo all'Olimpico. Novaretti mette in mezzo questo pallone, respinto da Bracelli. Poi il Toro ancora che recupera. Siamo sulla tre quarti, attenzione, Romero, grande apertura, ma Alonso mette lì la palla. Si ricomincia ancora da Bracelli che segue subito in linea il pallone verso Aspilicueta, prova la rasoreata per Sharawi, controlla il pallone, aspetta la profondità che arriva, grande inserimento di Gimenez. Una finta, la tocca ancora per Sharawi, la prova a mettere in profondità per Marsura, la va alzare troppo indietro. E attenzione perché il Torino adesso riparte. Lazetic, bel giocatore. Kolarov, Kolarov, può puntare l'uomo Kolarov, è forte Kolarov. Attenzione a Romero, attenzione a quest'altro giocatore interessantissimo, mette in mezzo il pallone. Mamma mia della Coz, Bracelli, Sosa, mamma mia. E adesso Artioli si allunga al Brescia, può avanzare Artioli, pallone da questa parte anticipato, Sesco, Miranciuk e allora Lazetic, attenzione agli 1-2, Romero punta l'uomo, Widman l'attore dell'1-0 per il Torino, la palla ancora, Spilicueta grandissimo, gliela toglie bene e fa viaggiare ancora il faraone che adesso può puntare l'area di rigore. Marsura, colpo di tacco, la profondità, Sesco si fa chiudere da Novaretti, Milinkovic-Savic. Partita gradevole, il terreno è pesante, Zima rilancia lungo, Aspilicueta va a recuperarla ancora un instancabile Gimenez, pallone verso El Shaarawy, messo giù, calcio di punizione per il Toro, brutta entrata ma sì, ma non ammonire dai, non è perché è il Torino, ma non è un fallo cattivo, non è un fallo cattivo, lo voglio rivedere, ma va, ha preso la palla, non era neanche fallo quello lì, vabbè, Sosa, tocco in direzione di Gimenez, Gimenez fa partire questa bomba, ma tiro veramente della merda, come dice la Gabribon, ma cos'è sta roba? Lancio lungo e niente da fare. 1-1 primo tempo. Allora, dunque, facciamo una cosa, io direi di fare Marsura spostato un po' più indietro e Sharawi lo accentriamo come seconda punta. E andiamo a togliere allora a questo punto l'ancoraggio, no, l'ancoraggio no, e l'ancoraggio invece lo diamo a El Shaarawy. Andiamo in campo. Secondo tempo. Sesco, il pallone girato verso Marcos Alonso, campo davvero pesantissimo. Artioli, bella la defilata. El Shaarawy, elegante il passaggio per Marsura che la stoppa, la mette giù ancora El Shaarawy, la palla in mezzo, Sesco prova il tiro, murato da un grande Novaretti, che bel centrale che c'ha il Torino, giovane, Soppi, viene indietro Artioli, avanza Soppi, lascia il compito di contrastarlo a Marcos Alonso, Artioli, allora la palla adesso in profondità, il tocco per El Shaarawy, attenzione che il faraone va. E il faraone mischia furibonda ancora la palla da questa parte. Marsura intelligente, il passaggio all'indietro per Gimenez. E ancora Marsura che può andare al cross, la mette in mezzo. Ancora Novaretti, rimessa laterale per il Brescia. 1-1 allo Stadio Olimpico, grande Torino. El Shaarawy lo scarico, attenzione, arriva Sosa, carica questa bomba! Alta e veramente inguardabile, però campo, palla scivolosa, quindi ci può stare.
lancio lungo a spigueta sull'Alzecic, che l'ha tenuto abbastanza bene. Attenzione adesso al Brescia che deve difendere sull'attacco di Kolarov, Gimenez, bruciato dalla finta di Kolarov, ancora Kolarov, attenzione che c'è un gran tiro da fuori, eccolo qua, palo, minchia, porca troia, grande Kolarov, 1-1 dai, se no poi mi dicono che sono di parte della Croz e chi se ne frega, d'altronde è la mia squadra, quindi. Chiama tutti a salire, Juric. Attenzione, Gimenez. Lo scambio. Lo ignora Marsura. Appoggia la palla dall'altra parte per Sosa. Si fa vedere. Lancio bellissimo di Sosa. Ma recupera il toro con Alex Miranciucchi. Lancio in avanti. Aspinigueta la mette lì. Pallone Marcos Alonso che adesso può avanzare. Lo spagnolo. Marsura. Non c'è spazio. Allora si va da Gimenez che mette in mezzo questo pallone, non si fida, non si fida Scurs, e allora la mette in angolo. Attenzione che si alza dalla panchina Donnarumma, Marcos Alonso tocca in direzione di Gimenez, ancora il tocco per Marcos Alonso, lo scarico, Artioli, parte la bomba, e gran gol di Artioli. Questo ragazzo che mi sta stupendo veramente, tutte le volte che gioca fa delle prestazioni almeno da 7, 6 e mezzo. Grandissimo gol di Artioli e la mette lì. Come potete vedere i miei striscioni, Cairo vattene, chiaramente, anche su PES, devi andartene. Lancio lungo, Sosa. Mette lì, Marsura, attenzione, la palla verso Miranchuk, l'appoggio indietro per l'Azetec, mamma mia Miranchuk, cosa si mangia? Come al solito. Meno male che se n'è tornato a Bergamo. Marco Salosso, pallone d'Artioli, lancio in avanti, ancora per Sesco che adesso prova a accelerare, ma pretende troppo. Ricci lo chiude. E allora Miranchuk, Donnarumma pronto a entrare al posto molto probabilmente o di Pagliuca o di El Shaarawy. Sesco deve giocare titolare quando sta bene. La palla verso Soppi, attenzione, Soppi avanza, chiuso, mamma mia come gliel'ha tolta Marcos Alonso. Pallone adesso defilato da questa parte. Sesco davvero non c'è, sto pensando proprio di togliere tutte e due le punte. Attenzione, Gimenez, mamma mia ragazzi, ma quanto è forte questo. Palla ancora Shaarawy, Marsura, bello elegante il tocco per Pagliuca, altro giovane interessante. Attenzione alla palla in mezzo che non passa. Poi il Torino recupera bene però, è troppo indietro il Toro secondo me, dobbiamo approfittarne ragazzi e chiudere sta partita. Palla adesso a Romero che la mette in profondità, attenzione Soppi! E andiamo a far entrare. Chi dobbiamo far entrare? Allora, io direi di togliere El Shaarawy, mettiamo Pagliuca qui, facciamo rigiocare la partita Donnarumma, se no poi magari. E poi mettiamo Andreano qua, che è un po' che non gioca più, togliamo anche Artioli e mettiamo di Paolo Bartolomei. E si riparte ancora con Della Cruz. 75esimo, vittoria importantissima sarebbe questa per il Brescia in vista Europa. C'è una grande sfida nella classifica. Artioli la appoggia indietro per Sesco che si affida ancora sul laterale per Marcos Alonso pressato. Mamma mia che bel lancio qui. Sosa palla verso Marsura, Gimenez, converge Gimenez, il tiro da terra. Sesco, ce l'avevi lì. Grande Gimenez. Mamma mia, partita da 8, eh. Ecco i cambi. Bogi rientra nelle file dei titolari. La palla in avanti, ancora il pallone, ma è fuori gioco. Fuori gioco netto. E quindi si riparte dal Torino con Zima. Entra Donnarumma, esce Shaarawy. Palla lunga, entra Andreano, esce Marsura ed entra Paolo Bartolomei ed esce Artioli.
Palla ancora verso Widman, attenzione che avanza, dribbling, deve salire e pressare in due, andiamo, grandi, Paolo Bartolomei, pallone in mezzo, attenzione, il tocco ancora per Marsura, Marsura, il lancio in profondità, chiude tutto Novaretti, gran giocatore, è bravo in difesa, mamma mia, Kolarov, migliori del Torino oggi secondo me, Kolarov e Novaretti, Gimenez, la fiondata verso Pagliuca, c'è Donnarumma che va, attenzione, Donnarumma brucia, Scholes, attenzione che la va a mettere in mezzo, fresco, grande parata del pallone d'oro Milinkovic-Savic, lancio lungo a Spirigueta, la tiene lì, recupera il Torino, sono tutte belle partite, non so se siete d'accordo con me, ma sono tutte delle fantastiche master, molto equilibrate. Romero, Romero il dribbling, attenzione Romero, entra in area, esce della cruz e respinge, e allora ancora il Toro, mamma mia, palla in mezzo, colpo di testa a liberare e si riparte con Donnarumma, il gran lancio qui, Pagliuca che si ferma e finisce così, vinciamo a Torino 2-1. Direi una vittoria abbastanza meritata, ma non più di tanto, eh. Però abbiamo giocato anche su un campo molto difficile. Il Toro arrivava da risultati utili consecutivi da diverse partite. Allora, risultati classifica: Torino-Brescia 1-2, Cagliari-Lecce 1-0, stecca la Juve in casa con la Viola 1-1, vince la Salernitana-Udine 2-0, vince Sassuolo col Genoa 1-0. Sassuolo ha fatto un campionato, secondo me va in Champions, incredibile. Inter-Lazio 1-0, perde l'Atalanta con la Sampdoria 1-0, vince il Milan con la Roma 1-0, perde il Napoli, attenzione Inter nuovamente che si avvicina, ma che sfida quest'anno tra Inter e Napoli. Bologna-Napoli 1-0, Empoli-Parma 3-0, la classifica interessante. Napoli 55 punti, Inter a un punto 54, Sassuolo 47, Brescia e Genoa 43. Guardate che corsa che c'è per un posto in Europa League. Brescia e Genoa 43, Torino 40, Roma, Atalanta, Fiorentina 39, la Juventus a 38, Lecce 35, Salernitana 34, Milan e Lazio 33 e poi via via tutte le altre. Allora ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Ci rivediamo poi per la sfida in casa con il Sassuolo, la 27ª giornata dovrebbe essere. E ne mancheranno poi 11 alla fine. Rivincita del derby, oh, con l'Atalanta, vediamo cosa ci dicono. Il derby con l'Atalanta è alle porte. L'altra volta ci hanno fatto il mazzo quadrato e mostrarsi nella testa, dobbiamo darci da fare alla gara di Varo il più possibile prima del derby. Vogliono un posto, ci avevano chiesto il sesto posto, vi dico la verità, ma noi guardate dove siamo, quindi abbiamo fatto del nostro meglio. Partite cruciali adesso, guardate chi c'è da giocare, Sassuolo, Inter e Atalanta, mamma mia. Andiamo a vederci velocemente la classifica cannonieri che non l'ho mai più guardata. Classifica gol, Lukaku 13 reti insieme a Pavoletti e Sesko con Raspadori, Kvaratskhelia e Antiste a 11 gol. Bene, bene, bene. Andiamo a vederci anche il miglior assist man. Jorginho, tanta roba. Barella, vabbè, pallone d'oro. Poli e Locatelli, un gol nel derby, poi non ha più segnato. 8 reti, 8 assist. Gimenez, 7 a pari con Kvaratskhelia e poi c'è Ndombele e Baskerville, giocatore interessante questo inglese. Ragazzi, io direi che per adesso è tutto. Vediamoci ancora una volta gli scontri della Coppa Italia, ma non l'hanno ancora giocate queste sfide? Ah, ok. Quindi siamo vicini alla semifinale, la Salernitana giocherà con la Juve, vicini alla semifinale, il Genoa affronterà il Parma, dall'altro lato abbiamo Udinese, Roma e Atalanta, Milan. Belle sfide, va bene, va bene, va bene. Ok ragazzi, io direi che è tutto, ci rivediamo alla prossima, ciao ciao e speriamo di non fare cagate. Ciao a tutti.